Grazie, io vengo sempre con piacere a Palma, anche perché avete la capacità ogni volta di farmi fare un bagno per me di nostalgia, ma soprattutto di freschezza, perché trovo tanti giovani, non è usuale trovarli in giro. Poi, alla fine di tutti questi interventi, la parte finale anche della citazione di Madre Teresa di Calcutta calza, perché avete dato una pedata fortissima a Nello, togliti, sei ingombrato, ora vai, cioè, va. Se Palma fosse l'Italia in piccolo, tutto si decidesse a Palma, noi avremmo un grande leader, Nello Donnarumma, perché ho sentito solo parole esaltanti. Ma molto spesso la saggezza dei latini e dei romani, promuovere per rimuovere, e quindi noi siamo certi che Nello sarà allo stesso modo ingombrante e capace di fare molto meglio a livello provinciale e quindi a livello locale si è liberato tanto spazio, sta questa comunità, ecco, del concetto della comunità che dobbiamo esaltare soprattutto ai giovani, pensando a quello che è stato Palma Capaci, nella storia della destra napoletana, deve avere un significato completamente diverso. Il rapporto fra i giovani e politica, io in questo, non è l'ho detto, sarò breve, perché solitamente si ricordano i miei lunghi interventi, invece sarò concentrato questa volta, anche per rendere giustamente omaggio alla memoria di una persona che non ha formato solo i giovani che possono diventare adulti, classe dirigente di Palma, ma è stato un riferimento costante, come dicevo prima, nella storia della destra campana e napoletana, ossia dottor Nunziata Bonifacio. Dicevo, i giovani e la politica. Io ho incominciato tantissimi anni fa, non le dico perché mi fate i conti, ma avevo 13 anni e entrai in una sezione, mi misero la scopa in mano. Quindi il sangue del più alto deve cominciare a scopare, a rendere pulita l'ambiente dove ci riunivamo. E poi tutte le altre cose, dall'attaccare i manifesti, ad attaccare i fuoriproponi, ad andare a distribuire volantini, a stampare con i cinquestili all'epoca tante cose, a scrivere con la matrice, con la penna inchiodata per le cose più disparate, fare i tanti giornalini studenteschi di quartiere, sempre con gli stessi interrogativi, chi siamo, che vogliamo, dove andiamo. E noi eravamo quelli della rivoluzione, dell'alternativa al sistema. E oggi abbiamo la responsabilità, quella classe dirigente, quella comunità di allora, di aver dovuto fare i conti con la realtà dell'impegno politico, che molto spesso non raggiunge gli obiettivi per i quali uno scende in campo. Noi non abbiamo fatto nessuna rivoluzione, non abbiamo fatto nessuna alternativa al sistema. Abbiamo trasformato un movimento politico assumendoci delle responsabilità e oggi quella destra di allora, quei valori che noi sostenevamo, si sono trasformati nel tempo responsabilmente rispetto al tempo che abbiamo vissuto, perché la politica è figlia del tempo che viviamo. Erano gli anni della contrapposizione ideale e ideologica, c'erano gli scontri, gli opposti estremismi. Ci sono state le violenze, la politica era anche violenza, non solo verbale ma anche fisica. Oggi è completamente diversa. C'è un mondialismo diffuso, c'è la caduta delle ideologie, ci sono i valori di più discordanti che si sostengono, non ci sono recinti all'interno dei quali esiste questa posizione, che è un dogma da sostenere, come noi avevamo i dogmi in passato. La politica è figlia del proprio tempo. E oggi questi giovani devono fare una grande scommessa. Io perciò dicevo prima, aspettate quello che dirò. Io sono da sempre molto legato ai giovani perché ho un impegno con me stesso, quello di cercare di assolvere un compito che le classi dirigenti non avevano. Formare nuove classi dirigenti. Molto spesso chi viene in politica non pensa a questo, pensa al proprio obiettivo anche di natura personale, pensa alla propria collocazione, non pensa invece di investire su altri che domani lo dovranno in qualche modo sostituire, devono essere
una classe dirigente in competizione. Quello è il deficit che vive la politica oggi in generale, a destra e a sinistra, è la mancanza di impegno politico, è la mancanza di nuovi soggetti che scendono in campo, è la mancanza di una classe dirigente che si forma rispetto alle difficoltà del nostro tempo. E voglio fare due esempi. Guardate, a sinistra, dal 94 in poi, da quando è stato introdotto il maggioritario, i soggetti in campo sono sempre gli stessi. D'Alema, Veltroni, Bersani, Franceschini, Lambinti, erano soggetti che già all'epoca facevano politica, avevano ruoli di responsabilità. Poi hanno avuto alterne vicende, sono andati al governo traghettati da Prodi, hanno avuto responsabilità dirette, vicepresidente, presidente del Consiglio, ma stanno là, sono gli stessi. Guardate, a sinistra non c'è niente di nuovo. Oggi vogliono far apparire nuovo Vendola. E l'ho tenuto collega di commissione del Parlamento nel 94, è una persona certamente preparata, comunista, convinto, e quindi esprime non qualcosa di nuovo, ma continua a difendere quella che è la sua impostazione, in questo caso non valoriale ma ideologica. Non c'è un elemento nuovo a sinistra che scende in campo, a meno che non vogliamo riconoscere al sindaco di Firenze, Renzi, la grande novità di voler rottamare quella classe dirigente, ponendo un problema di discontinuità, di rottura con certi atteggiamenti che hanno caratterizzato l'epoca della cosiddetta Seconda Repubblica del 94 in poi. Che cosa c'è a destra? C'è un leader indiscusso che ha costruito questo centrodestra, del bene e del male. Io non entro nel merito dei difetti, dei pregi di Berlusconi. E là fa il Presidente del Consiglio, ancora oggi, in tutti i sondaggi, è l'uomo che ha più consenso in Italia, quindi non lo metto in discussione, chi ha consenso non va messo in discussione. Ma una riflessione va fatta su quelli che grazie alla discesa in campo di Berlusconi sono diventate classi dirigenti, hanno inciso sui destini e sui futuri di questa seconda repubblica, i Casini, i Fini, e che oggi si trovano alla presa della costruzione del terzo polo, il polo degli scoppiati, Casini, Nutella e Fini, persone che non hanno neanche la dignità di Bartali, che era secondo a Coppi, ma erano soggetti che, consapevoli del proprio ruolo, lavoravano per poter sostituire il campione quando questa occasione sarebbe venuta fuori. Oggi non c'è un filo strategico che si legge nell'azione di Fini di Casini, se non quello di aver messo in difficoltà una vittoria elettorale di 2 anni fa, un percorso di riformismo che stiamo mettendo in campo, e oggi ti faccio trovare in mezzo al quadro rispetto a tante, tante riforme che dovevamo mettere in campo, e ridiscutere l'intero assetto politico della nazione in un momento di grande crisi. Poi Berlusconi ha tutti i difetti del mondo, per carità, però io vorrei che qualcuno mi spiegasse